Buongiorno a tutti, buongiorno. Oggi vi porto il video che ho fatto un paio di settimane fa, poi non ho avuto il tempo perché tra un viaggio e l'altro. Anzi, io nel frattempo ho fatto due viaggi, uno in Polonia e uno in Umbria. Come avevo detto nei video precedenti, se volete vedere come sono andati, le foto, i luoghi di ricarica che ho utilizzato, potete comunque andare sulla pagina Facebook e trovate gli album, trovate tutto lì e troverete anche i prossimi. Ogni volta che faccio un viaggio poi documenterò tutto quanto in real time. Allora, torniamo a noi. Prima di partire per il primo viaggio, quello in Polonia, ho montato i pneumatici invernali, per cui oggi vi faccio giusto vedere in che condizioni erano quegli estivi. Praticamente io con quegli estivi da metà luglio fino a metà novembre, quindi pochi mesi, ho fatto quasi 16.000 km. I pneumatici, poi vi mostrerò bene nel dettaglio quando il gommista li avrà smontati, sono comunque ancora in ottime condizioni. Devo dire che i Michelin Pilot Sport 4 montati di serie con la gomma piuma interna, col forno assorbente interno, secondo me sono più che validi. Ottima, ottima tenuta. Sembra anche il consumo buono, anche silenziosi. Devo dire che poi, adesso che sono passate diverse settimane, quasi un mese, che ho sulle invernali, le Michelin Alpine 5, queste ultime forse sono anche leggermente più silenziose, pur non avendo il forno assorbente interno. Sono più morbide, probabilmente anche per quello. Comunque hanno 68 dB dichiarato rumore verso l'esterno, quindi questo sicuramente importante nella scelta, soprattutto per un'auto elettrica, la scelta del pneumatico. Poi, per quanto riguarda il sollevamento dell'auto, visto il pacco batteria che c'è sotto, è possibile utilizzare soltanto alcuni spazi ben definiti da Tesla per poterla alzare. Il gommista non ha avuto nessun problema, aveva tanti di quegli adattatori di gomma e quindi è riuscito senza nessun problema a posizionarli e alzare la macchina. Io vi lascio comunque nel video un po' di immagini del dettaglio, una volta tolte le ruote, così potete, magari a qualcuno può interessare, vedere parti della meccanica, sospensioni, freni, idraulica, passo ruota. Altra cosa da dire, ovviamente i freni dopo 16.000 km erano sono praticamente nuovi, non c'è proprio al tatto il minimo scalino sul disco, le pastiglie sono nuove, questo si sapeva, ma con tutte le elettriche. Adesso poi con l'ultimo aggiornamento che ha dato la possibilità, volendo, di impostare la frenata rigenerativa finché la macchina si fermi, i freni proprio veramente vengono utilizzati pochissimo. Torniamo al discorso del consumo dello pneumatico. Allora, il gommista ha detto che il consumo è uniforme, interno e esterno sono praticamente consumati alla stessa maniera. Non come la mia vecchia BMW che praticamente mi mangiava i pneumatici tutti all'interno.
posteriormente soprattutto. Quindi ottimo consumo, abbiamo misurato, questi pneumatici partono nuovi, almeno lui mi ha detto così, con 8 mm di profondità di taglio. La posteriore, che è quella che vedete sulla sinistra, in questo momento ha ancora 5, quindi ne ha consumati 3, mentre l'anteriore ne ha ancora 6, quindi ne ha consumati 2. Adesso le mettiamo da parte e in primavera poi le rimontiamo, quindi dopo 16.000 km, se ne facciamo altri 16.000, praticamente arriveremo, invertendoli chiaramente, avremo dopo 16.000 3 mm di residuo ancora su entrambi, quindi arriveremo praticamente alla pari anteriore e posteriore con 32.000 km. Quindi per legge 1.6, mi sembra di ricordare, quindi da 3 fino a 1.6, bah, diciamo ancora 5.000, 8.000, ecco, quindi diciamo che presumibilmente 40.000 km si dovrebbero riuscire a fare circa, più o meno, il che è ottimo, pensando che ho fatto veramente, ma veramente tanti chilometri in montagna, quindi tornanti, accelerazioni, mi sono divertito in montagna, insomma non è come girare in autostrada o sul dritto, quindi veramente veramente soddisfatto. E per concludere poi il serraggio fatto a mano con chiave dinamometrica, coppia di serraggio settata a 175 Nm. Bene ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto, vi sia stato utile, lasciatemi un bel like, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e seguitemi sulla pagina Facebook, come vi dicevo, per il discorso dei viaggi che farò, se volete restare in contatto con me anche in tempo reale, ci si sente lì. Ciao a tutti, buona domenica, perché oggi è domenica. Ciao!